Qui siamo all'interno dell'anima del teatro, tra le quinte, dove i pupi, invece di tenerli dentro le casse ad aspettare il loro turno, li mettiamo appesi qua e li facciamo visitare alle scolaresche e ai turisti di passaggio. Qua attorno a me ci sono tanti pupi di stile palermitano. E possiamo notare come sono diverse l'uno dall'altro. Perché? Perché ogni pupo di questo è stato costruito da un puparo. Quindi, qui c'è una schiera di pupi, ma là dentro ce ne sono altri. 150 pupi, 150 costruttori. I più antichi sono questi che sono della prima metà dell'Ottocento e poi via via andiamo fine Ottocento, inizi Novecento, fino ad arrivare ai giorni nostri. Accanto a me c'è un pupo di scuola catanese, 90 centimetri i pupi palermitani, 1,30 m i pupi catanesi. Hanno sempre la spada in pugno, le gambe rigide e la lavorazione sul metallo non viene applicata come quella palermitana, ma sbalzata sullo stesso metallo. Adesso andiamo a vedere altri pupi e capire meglio la storia del teatro dei pupi. Qui abbiamo altri pupi catanesi, abbiamo una sequenza, Carlo Magno al centro con la corona, accanto a lui c'è sua moglie, l'imperatrice, questo è Rinaldo con Leone, un po' come quelli palermitani, le insegne sono uguali. Qua dietro vediamo il fondale, la scena, che è grande il doppio di quella palermitana. Grandi i pupi, grande il fondale. Questi sono i pupi napoletani, sono leggermente più bassi dei pupi catanesi e un po' più alti dei pupi palermitani. Questo armato è Oliviero, un personaggio della storia dei paladini di Francia. Vediamo l'armatura tutta cesellata, le teste sono queste ottocentesche, quindi hanno tutti gli occhi di vetro, sono proprio originali. Questi vengono dal teatro di Ciro Perna. Accanto c'è il pastore, poi c'è questa donna che è una dama di compagnia, può essere anche una cameriera. Questo personaggio è un guappo napoletano, perché oltre alla storia dei paladini di Francia, a Napoli si rappresentavano le storie di Camorra. Si ha testimonianza a partire dall'ultimo trentennio del Settecento di compagnie di scaricatori di porto che facevano nel piano della Marina delle farse con i pupi, i casotti di Levi Stasi si chiamavano. Poi questi personaggi finirono nel teatro dei pupi. Noi abbiamo qua il barone che si distingue da tutti perché è un ricco signore, si può permettere gli occhiali. Poi c'è Rusidda, Tristuzzo napoletano, Peppennino, Patanedda, Jacopo, Verticchio, Nofrio, Scricchianespola che ha un occhio a Cristo e un altro a San Giovanni, poi c'è un altro barone, poi c'è Tristone, Pistolone, tanti personaggi, poi ci sono banditori. Sentite, signore mio, sentite che c'è di sentire. Questi sono i paggi, cioè i pupi non armati, che vanno dal nano al cuoco, dal cuoco al papa. Nell'opera dei pupi sono importanti due papi, Adriano e Leone. Leone perché incoronerà Carlo Magno, imperatore di Roma. Questi sono tutti vecchi baroni,
Qua abbiamo il pescatore vecchio, il pescatore giovane, qua abbiamo tutti i personaggi che hanno mano, mano e pugno, doppie mani, però tutti hanno la bacchetta di ferro nel pugno e un filo di corda nella mano sinistra. Le donne sono importanti nell'opera dei pupi, perché come nella vita, i paladini nascono da una madre. E noi qui ne abbiamo diverse donne, contesse, marchesine, principesse, regine, imperatrice, serve. La prima col turbante azzurro è Angelica, anche lei ha gli occhi di porcellana, così come Berta, che ha i capelli intagliati. Poi abbiamo l'imperatrice Galerana, la moglie di Carlo Magno, altre principesse, fino alla monaca, perché monaci e monache non mancano, così come non manca la vecchia. Poi abbiamo Beatrice, Clarice, una popolana. Anche i ragazzi non mancano all'opera dei pupi. Sono ragazzi generici, ma soprattutto personaggi principali, perché i paladini iniziano la loro storia fin dall'infanzia. Ruggerotto, per esempio, poi diventerà Ruggier di Risa, Orlando, Orlandino, che cresce in una grotta come un selvaggio, ma poi ci sono Salardo, Riccardo, Ricciardetto, Bradamante, Dudone, Viviano, Malagigi, insomma, li seguiamo fino a quando diventeranno adulti e ognuno prenderà il suo posto nella corte di Carlo Magno. Carlo Magno ha sul cimiero l'angelo, alla barbetta, la corona e il mantello. Dietro di lui c'è sempre Gano di Magonzo con la faccia tagliata e gli occhi storti, sta a indicare che è traditore. Orlando è il primo paladino di Francia, ha la fascia tricolore e lo strabismo di Venere. Gano di Magonzo come insegna porta la M, Orlando la croce a quarti. Bradamante è il leone e Rinaldo il leone sono della stessa famiglia. Oliviero il sole, Ughero il danese la stella cometa. Bradamante è l'unica guerriera che porta i capelli veri. Le altre donne ce le hanno quasi tutte intagliate sul legno. Le armature sono in alpacca con tutte le borche in rame e gli arabeschi misti tra rame e ottone, saldate, applicate con lo stagno. Ognuno è un personaggio legato ai propri colori. Qui sotto vediamo i saraceni, sono tutti diversi, giganti, guerrieri di ogni tipo, hanno le armature in alpacca, in ottone, in rame rosso, hanno pantaloni alla zuava, turbanti, portano cimitarre, le armature tutte cesellate in un modo particolare, il giallo dà il colore un po' del sollevante perché questi vengono dall'Asia, da tutto l'Oriente, dall'Africa e nella loro diversità c'è una grande bellezza. Gli esseri fantastici non possono mancare, serpenti, draghi, draghetti, diavoli, diavolicchi, diavoloni. Durante il ciclo della storia dei paladini di Francia ci sono molti incanti e incantesimi, paladini che finiscono dentro gli incanti, dove la si incontrano e si scontrano con tutte queste figure fantastiche, ma anche surreali, perché il centauro, mezzo uomo, mezzo cavallo, o il satiro a tre teste, che ha una testa sulla pancia e un'altra sul naso, fauni, faunetti, diavoli, scheletri, ciclopi. Poi serpenti e draghi non ne parliamo, ce n'è un'infinità, piccoli, grandi, grandissimi, che buttano fuoco, fumo dalla bocca, l'unicorno, l'orca marina. Tutti questi esseri fantastici sono importanti, come l'ippogrifo, altrimenti Astolfo non sarebbe mai potuto arrivare sulla Luna a recuperare il senno di Orlando.